Non si muove! E adesso? Fottuti! Ci sarà un'altra via. Sì, strisceremo nei corridoi di servizio, per forza. Ma che succede? Dumet, che cazzo di problemi ha? Era nervoso in viaggio. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. Riflettiamo. Hai visto Dumet scappare? Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il... Oh no. Sul serio? Questo era un trucco di Holmes. Cioè? Che significa? Che dobbiamo muoverci con molta attenzione. Mi creo una mappa mentale. Ma temo che la stanza di Erin sia tagliata fuori. Dio, Charlie. Perché se la prende con lei? Perché è la più facile da impressionare. La più vulnerabile. Non guardi il nostro show? È tipico dei sociopatici. Quella trappola era parecchio sofisticata, progettata in ogni dettaglio, in modo che noi la trovassimo. Questo rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Oh, ma che cazzo... È una bambina. Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? Jamie, vieni. Dammi una mano. Siamo in una matriosca. Cosa? Jamie, un'altra porta. Da qui forse possiamo uscire. La dobbiamo aprire. Questo non me l'aspettavo proprio. Ah, Jamie! Ah! Charlie! Merda. Troia. Pensavo fosse giusta.
Fermati! Plasticaccia merdosa! Sì! Sono un genio! Perdonatemi, sto solo passando. Ma che cazzo? Erin. Erin. Erin, mi senti? Ehi, Erin. Jamie? Mi senti? Che succede? Che cosa... Erin, sei in pericolo. Ma come... Ascoltami. Fai esattamente come dico. Jamie, che cosa succede? Dove sei? Io non... Ascoltami. Oh, merda. Oh, no, 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 no. Erin! C'è un armadio lì vicino. Entra dentro, sbrigati. Che cosa? Che significa? Erin, nasconditi. Perché me lo stai dicendo? Che cosa succede? Adesso, Erin, fidati di me, ok? Beh, conterà poco se saremo morti. Quindi evitiamo di morire. Charlie! Jamie! Ehi là! Dove sono finiti? Spero siano al sicuro e che ci stiano cercando. Kate, guarda qua. Che sta succedendo? Oh, siamo chiusi dentro. Così pare, sì. Aspetta. Shh. Cosa? Shh. Hai sentito? Sono loro. Da dove viene? C'è qualcuno nel ristorante.
io vorrei brindare a tutti voi. Giù. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca della famigliola. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate per 10. Kate, nonostante i litigi, tu per il programma sei un'anima. Cattura il pubblico. Che cazzo significa? Chi farebbe una cosa simile? Sono stanca di questi giochetti. Ora stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumette gli spacco la faccia. Impossibile. Ti sarai sbagliata. Chi è stato, Mark? Questa cosa mi mette i brividi. Qualcuno ha visto Dumette? Gesù, Mark. È vestito proprio come te. È davvero uguale a lui. Perché qualcuno dovrebbe farlo? Per spaventarci? Erin. Oh mio Dio. Stiamo esagerando. Che significa? Senti. Dei passi. E si avvicinano. Ma perché invitarci qui, cena inclusa, per poi andare? Attenzione. È così bello vedervi, ragazzi. Dobbiamo andare subito via da qui. Tutto bene? Per niente. Questo posto è un cazzo di incubo. Dumette ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Dumette. Una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci! Ma un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Cavolo, non posso crederci. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago... È un cazzo di scherzo! Una scusa plausibile. I nostri... morti! Cristo, padre, silenzio! Morti! Morti! Cos'è stato? Questo... è finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, 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 non ci credo. Oh, è vero, cazzo, ve l'avevo detto, questa è una follia. Andiamo via da qui. Oh, è chiusa! Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Dumette! Ti piace giocare? Fatti vedere! Vieni! Giochiamo insieme, dai! Ugh!
Guardate! Charlie! Ma sta bene? Sì, è lui. Entriamo prima che succeda qualcosa. Ragazzi, guardate! Ehi, è di Charlie. Addio. Dumet l'avrà preso. Gli anni sono il vino che riempie il calice del tempo. Cosa? Guardate. È un enigma. Un indovinello. Tutto torna, no? Trucchi, trappole, per lui è un gioco. Sarà anche così, ma a me non piace giocare con la morte. Vediamo. Oltre a H.H. Holmes, chi altri amava questi giochi? Rimanderei a dopo il profilo psicologico. Sto cercando una soluzione all'enigma. Ok, adesso però stare al gioco è l'unica opzione se vogliamo uscire. Ci siamo! Ma che fa? È Charlie, là. Dove ci troviamo? Ma che succede? Guardate, sarà collegata alla stanza di Charlie, giusto? Accadrà qualcosa. Dobbiamo tirarlo fuori. Sì, ma come? Non sappiamo neanche dov'è. Guardate. E quello che diavolo è? È uno di quei cosi. Ma se là è pieno di gas... Facciamo qualcosa. Fermo! Ti prego! Si incelererà! Che facciamo? Ti prego! Ha funzionato! Il fuoco si è abbassato! Sì! Cazzo! Indietro! Mark, non mollare! Ha un'uscita! Gesù! Non mollare! Funziona! Sta uscendo! E Mark, invece! Oh, merda! Non è colpa tua.
La situazione si è complicata per i nostri amici. Forse Charlie è sfumato, sì. Certo, non è facile restare colleghi dopo la fine di una relazione. Ma credo che Mark e Kate troveranno il loro modo. E forse sarà un'occasione per conoscersi meglio. E che dire dei pregevoli animatronici del signor Dumet? Li trovo alquanto geniali. Alcuni sono davvero realistici. Vorrei sapere dove si procura i pezzi. Trovo che sia una cosa corretta a questo punto offrire un indizio per pareggiare i conti. Che ne pensi? Prendiamo un po' di ispirazione dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle. Sembra che Herman Mudgett fosse talmente innamorato di Sherlock Holmes da prenderne il cognome. Dunque, dispone di un cervello di prim'ordine. Attende nell'immobilità come un ragno al centro della tela, ma la ragnatela ha migliaia e migliaia di filamenti di cui egli conosce ogni singolo fremito. Spero che sia d'aiuto. Dove eravamo rimasti? Buona fortuna.